Incidente mortale a Partanna, perde la vita l'imprenditore Piero Monte. Sequestrate a Mazara 400 aragoste e 10 astici. Arrivano i commissari nei comuni del lato Belice Ambiente. Altro sopralluogo al depuratore comunale di Mazara. Il Consiglio Comunale di Campobello approva l'istituzione del baratto amministrativo. Il satiro danzante di Mazara cambia sede. Benvenuti al TG8 Informazione. Piero Monte, imprenditore cinquantenne nel settore dei tendaggi ed ex assessore al comune di Partanna, durante l'amministrazione Biundo ha perso la vita ieri a Partanna intorno alle 12.45, coinvolto in un incidente stradale. Dalle prime ricostruzioni, l'uomo a bordo della sua moto con casco regolarmente indossato, giunto in prossimità di una curva, avrebbe perso, per cause ancora da accertare, il controllo del mezzo, andando a sbattere frontalmente ad un pullman in transito. L'impatto è stato molto violento e subito i presenti si sono resi conto della gravità dello scontro. Sul posto, oltre alle forze dell'ordine, un'ambulanza che ha subito trasportato il partannese al vicino ospedale di Castelvetrano, dove il suo cuore ha però smesso di battere. Rabbia e incredulità tra i cittadini partannesi, che lo ricordano come una persona solare, un grande imprenditore e un padre modello, sempre pronto ad aiutare il prossimo. Prosegue senza indugio l'attività di controllo dei carabinieri di Alcamo e Castellammare, attività che si intensificherà con l'arrivo della stagione estiva. Sentiamo il servizio. Continuano i controlli a tappeto ad Alcamo e Castellammare del Golfo da parte dei carabinieri della locale compagnia. Sono state denunciate 7 persone e controllate numerose autovetture ed identificati centinaia di soggetti. In particolare sono stati denunciati all'autorità giudiziaria per porto abusivo di arma 2 ragazzi, in quanto a seguito di perquisizione personale e veicolare venivano trovati in possesso di coltelli di genere vietato e di una pistola giocattolo senza tappo rosso. Inoltre, grazie ad un apposito dispositivo checkpoint costituito ad hoc per contrastare la guida in stato di ebbrezza, sono stati sottoposti a controlli etilometrici decine e decine di conducenti di autoveicoli che, grazie al dispositivo realizzato dai carabinieri, una sorta di filtraggio obbligatorio del traffico veicolare, ha consentito di sorprendere alla guida in stato di ebbrezza e conseguentemente denunciare all'autorità giudiziaria, previo ritiro della patente di guida, 4 persone. Infine è stato altresì deferito per guida senza patente un castellammarese nullafacente. I controlli svolti dai carabinieri continueranno nei prossimi giorni senza indugio e si intensificheranno ulteriormente in vista dei prossimi weekend estivi, per i quali ci si aspetta che numerosi utenti si mettano sulle strade per raggiungere le numerose zone turistiche presenti nel territorio. Ieri, dalle prime ore della mattina sino al tardo pomeriggio, i militari della motovedetta Carabinieri Pignatelli e i militari della Capitaneria di Porto di Mazara del Vallo hanno sequestrato 400 aragoste e 10 astici, di cui il 25% allo stadio di Novellame, quindi al di sotto della taglia minima consentita dalla legge nazionale e comunitaria. L'operazione è scaturita da un'attività di indagine di polizia giudiziaria mirata alla localizzazione di un impianto abusivo per la stabulazione e il mantenimento di crostacei pregiati allo stadio Novellame. L'impianto produttivo è risultato abusivo perché privo di autorizzazione commerciale sanitaria. Inoltre aveva il fine di immagazzinare le aragoste e gli astici provenienti da attività di pesca illecite e per questo motivo i crostacei non potevano essere introdotti nel libero mercato. I carabinieri e la Guardia Costiera, dopo aver proceduto al sequestro, hanno liberato in mare le aragoste e gli astici che, se immessi nel mercato al dettaglio, avrebbero avuto un valore commerciale superiore a circa 150.000 euro. L'esercente, un 54enne mazarese, è stato deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Marsala. Un colpo di sonno o una distrazione è giù nel canale che costeggia il lungomare Stagnone di Marsala, nei pressi della Lega Navale.
Il rocambolesco incidente è avvenuto alle 18 circa. L'auto, una Fiat Bravo guidata da un 35enne sottufficiale dell'aeronautica, in prossimità di una curva ha sfondato il guardrail ed è finita in acqua. L'uomo non ha riportato ferite, l'auto invece è stata già estratta dal canale della Vecchia Salina e i tecnici del comune di Marsala hanno già fatto un sopralluogo per constatare l'entità del danno del guardrail. In effetti non è la prima volta che accade una cosa del genere in quella strada. Ci sono stati negli anni diversi incidenti stradali, fra l'altro alcuni anche mortali. Finge di coabitare con l'anziana madre, bisognosa di assistenza, per ottenere un immeritato congedo retribuito. Con questa accusa è finito alla sbarra un impiegato comunale di Castelvetrano. Sentiamo. A Castelvetrano una vicenda di malcostume vede protagonista Giuseppe Barresi, 59 anni, dirigente con contratto a tempo indeterminato del comune, responsabile dell'ufficio anagrafe, che secondo l'accusa ha escogitato un malizioso sistema per rimanere a casa senza lavorare per un lungo periodo di tempo, ma continuando ugualmente ad incassare il suo lauto stipendio. Avendo infatti una madre novantenne in situazione di handicap grave e bisognosa di continua assistenza, avrebbe fatto finta di coabitare con l'anziana al fine di ottenere un congedo retribuito dal 1 febbraio 2015 al 31 gennaio 2017, così come previsto dalla legge. Adesso per truffa in danno di ente pubblico, con l'aggravante di aver commesso il fatto con abuso dei poteri connessi alla pubblica funzione, nonché falso ideologico, la Procura di Marsala gli ha notificato l'avviso conclusioni indagini preliminari e lo ha notificato anche a Domenico Sergio Finotti, di 67 anni, impiegato dello stesso ufficio. Secondo l'accusa, Barresi, con la complicità di Finotti, avrebbe falsamente attestato la coabitazione con l'anziana madre in situazione di handicap grave e bisognosa di continue cure ed assistenza. Ma dall'indagine condotta dalla sezione di polizia giudiziaria della Guardia di Finanza della Procura di Marsala e coordinata dal procuratore Alberto Di Pisa, sarebbe emerso che Barresi avrebbe continuato a vivere con moglie e figli nella sua abitazione in via Ammiraglio Rizzo e non in quella della madre in via 24 Maggio, dove invece vive la sorella. Per i primi mesi tutto è andato liscio per il Barresi e probabilmente tutto sarebbe andato bene per il Barresi se la Procura della Repubblica di Marsala non avesse disposto indagini per vederci chiaro. Fra l'altro il cambio di residenza è un'attività alla quale è istituzionalmente deputata la Polizia Municipale, ma in questo caso ciò non è avvenuto, evidentemente perché sarebbe stato uno scoglio più duro da superare. A difendere i due indagati è l'avvocato Celestino Cardinale. E alle battute finali il processo che vede imputati per abuso d'ufficio e falso due poliziotti che prestavano servizio a Mazara del Vallo. La sentenza sarà resa nota il prossimo luglio. Il servizio. Concluse le arringhe difensive, si avvia verso la conclusione il processo che davanti al Tribunale di Marsala vede imputati due poliziotti che fino allo scorso febbraio erano in servizio al commissariato di Mazara, il sovrintendente Vito Pecoraro, 52 anni, e l'assistente Vincenzo Dominici, 45. Entrambi sono accusati di omissione d'atti d'ufficio e falso ideologico in atto pubblico in concorso. Per loro, lo scorso 22 maggio, il PM Antonella Trainito, al termine della sua requisitoria, ha invocato la condanna a 4 anni e mezzo di carcere. La sentenza dovrebbe essere emessa nel pomeriggio del 6 luglio prossimo. Intanto, proprio nel corso della requisitoria, il PM ha tramutato il primo dei due reati contestati, omissione d'atti d'ufficio, nel più grave abuso d'ufficio. Ai due poliziotti si contesta il fatto di non aver adottato alcuna sanzione, né sequestro né multa, dopo aver fermato ad un posto di blocco un'auto, una Fiat Panda, priva di copertura assicurativa, non revisionata e su cui gravava anche un fermo amministrativo da parte dell'Agenzia delle Entrate. Alla guida c'era il mazarese Vittorio Misuraca, in quel periodo sottoposto a indagini da parte dei carabinieri. Il Misuraca ha poi patteggiato una condanna per favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione. Sul mezzo i carabinieri avevano piazzato una microspia. Questa, oltre a monitorare i movimenti di Misuraca, registrò anche l'iniziale contestazione di omissione d'atti d'ufficio, sulla quale successivamente ha indagato la sezione di Polizia Giudiziaria della Guardia di Finanza della Procura di Marsala, coordinata da Alberto Di Pisa, sul cui tavolo arrivò la relazione dei carabinieri.
E nel corso del processo, un collega dei due poliziotti alla sbarra, il sovrintendente Antonio Sorrentino, ha dichiarato che c'era una relazione di servizio datata 19 aprile 2012 in cui Pecoraro spiegava che al posto di blocco non furono adottati provvedimenti perché sapeva che sull'auto c'era la microspia dei carabinieri. Per la Procura però quella relazione di servizio sarebbe falsa in quanto, come risulterebbe da accertamenti svolti, redatta nel 2014 al fine di scagionare i due imputati. Per questo motivo lo scorso febbraio per Pecoraro, Dominici e Sorrentino, il GIP di Marsala Francesco Parrinello ha disposto la misura cautelare del divieto di dimora a Mazara e recentemente la Procura ne ha chiesto il rinvio a giudizio per falso in concorso. A difendere Pecoraro e Dominici sono gli avvocati Giuseppe De Luca e Paolo Paladino. Rifiuti e debiti, firmato il decreto per la nomina dei commissari che dovranno recuperare il denaro utile a saldare i debiti degli ATO siciliani in servizio. È stato firmato da parte dell'assessore regionale all'energia e ai servizi di pubblica utilità, Vania Contraffatto, il decreto di nomina dei commissari che dovranno occuparsi dei bilanci degli enti locali che devono pagare i debiti agli ATO rifiuti. In Sicilia i comuni commissariati sono 90, tra questi gli 11 comuni del lato TP2 Belice Ambiente, cioè Mazara del Vallo, Castelvetrano, Salemi, Partanna, Campobello di Mazara, Petrosino, Santa Ninfa, Gibellina, Vita, Salaparuta, Poggio Reale. I commissari dovranno procedere al recupero delle somme per effettuare i pagamenti alle pendenze che gli ATO, ambiti territoriali ottimali, hanno principalmente nei confronti dei lavoratori che sono creditori di circa 3 mensilità, oltre alla 14ª, hanno ricevuto un acconto di 500 euro. I commissari ad acta, secondo quanto previsto dalla legge, verranno retribuiti con un compenso in relazione alle somme che andranno a recuperare. Potranno fare pignoramenti anche se in alcuni comuni, come Mazara, c'è in atto un grosso pignoramento che non ha permesso di versare importi sul conto corrente del commissario straordinario Sonia Alfano. Tra l'altro, sempre Mazara e altri comuni attualmente applicano l'articolo 191 per la raccolta dei rifiuti, un costo che dovrà essere detratto dalle fatture emesse dalla Belice Ambiente. Vedremo cosa faranno i commissari regionali, ma sappiamo tutti che i bilanci dei comuni sono ridotti all'osso. I sindaci intanto protestano. Per motivi tecnico-amministrativi non sarà possibile conferire i rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata presso le isole ecologiche nei centri comunali di raccolta presenti negli 11 comuni dell'ambito TP2. La gestione commissariale della Belice Ambiente S.p.A. in liquidazione, nel rappresentare che il disservizio non dipende da cause imputabili alla stessa, si scusa con gli utenti per il temporaneo disagio, impegnandosi quanto prima a riportare il servizio nelle condizioni di normalità. Il comunicato stampa è di ieri ed è a firma del commissario straordinario Sonia Alfano. E torniamo a parlare del depuratore comunale di Mazara. E di sabato scorso il sopralluogo effettuato dal vice sindaco Bonanno, dal dirigente del settore lavori pubblici Bonaiuto, accompagnati dal professore Torregrossa dell'Università di Palermo. Sentiamo. Sopralluogo al depuratore comunale alla presenza del professor Michele Torregrossa del Dipartimento di Ingegneria della Facoltà di Palermo, del vice sindaco Silvano Bonanno e del dirigente del terzo settore lavori pubblici ingegner Stefano Bonaiuto per stabilire il cronoprogramma degli interventi da effettuare per l'eliminazione dei cattivi odori. Il progetto prevede il funzionamento del depuratore secondo un preliminare sistema a fanghi attivi da azionare prima di quello a biodischi. Secondo quanto verificato dallo stesso professor Torregrossa, è un'azione immediatamente eseguibile e gli interventi nella vasca per i fanghi attivi saranno realizzati a breve. Attraverso l'entrata in funzione di tale vasca si consentirà ai reflui, anche quelli incompatibili con l'attuale sistema depurante, di subire un primo trattamento che permetterà ai biodischi attivi di lavorare con reflui già pretrattati.
Tale sistema diminuirà sensibilmente la fuoriuscita di odori nauseabondi che verranno completamente eliminati attraverso la copertura ermetica degli attuali recipienti utilizzati nel sistema, che sarà effettuata subito dopo la realizzazione della vasca a fanghi attivi. Il nostro depuratore, ha dichiarato il sindaco Cristaldi, è stato concepito decenni addietro con la logica del sistema biodischi, sistema efficiente solo se i reflui che giungono al depuratore risultano essere compatibili con lo stesso. Si verifica con la stagione estiva che certi cittadini mettono nella condotta fognaria reflui che dovrebbero essere trattati dai loro depuratori prima della immissione. La collaborazione con il Dipartimento di Ingegneria dell'Università di Palermo in materia ambientale, ha dichiarato l'assessore ai lavori pubblici Silvano Bonanno, ci ha consentito di studiare il problema. Abbiamo chiesto al professor Torregrossa un'ulteriore accelerazione per la definizione del progetto e abbiamo deciso di realizzare immediatamente gli interventi nella vasca per i fanghi attivi, che da subito porterà una sensibile diminuzione dei cattivi odori. Alberto Di Girolamo è ufficialmente il nuovo sindaco della città di Marsala. È stato proclamato eletto alle ore 11:15 di ieri dal presidente dell'ufficio elettorale centrale, il dottor Raimondo Genco. Nella nota inviata al commissario straordinario Giovanni Bologna e al segretario generale Bernardo Triolo, il presidente Genco precisa che la proclamazione del nuovo sindaco fa seguito alle operazioni di riepilogo dei dati contenuti nei verbali delle sezioni elettorali, da cui si evince che il dottore Di Girolamo ha riportato il maggior numero di voti validi, 21.714, e oggi il nuovo sindaco si è insediato al Palazzo Municipale. Lunghe attese e carenza di personale sanitario all'ospedale Paolo Borsellino di Marsala, interviene il segretario provinciale della CGIL Vincenzo Milazzo, il servizio. Al pronto soccorso dell'ospedale Paolo Borsellino di Marsala i tempi di attesa per gli utenti sono a dir poco inaccettabili. È la denuncia del segretario provinciale della funzione pubblica CGIL di Trapani, Vincenzo Milazzo, che dopo diverse segnalazioni da parte di lavoratori e cittadini ha effettuato un sopralluogo al pronto soccorso del nosocomio marsalese. La situazione, ha commentato Milazzo, è raccapricciante. Decine di utenti, si stima un centinaio al giorno, spesso anziani, vengono letteralmente parcheggiati per ore su barelle o sedie a rotelle nelle corsie del pronto soccorso, in attesa di essere visitati dall'unico medico a disposizione. Inoltre anche il personale infermieristico è carente, con solo due o tre unità che oltre ad assistere il medico si devono occupare di effettuare manualmente il triage a causa di computer obsoleti e non funzionanti. Il segretario Milazzo ha pertanto chiesto un incontro con la direzione sanitaria dell'ospedale per sollecitare interventi finalizzati a garantire la presenza di personale numericamente adeguato alle esigenze di un reparto di prima linea qual è il pronto soccorso. Per la funzione pubblica CGIL si tratta di una situazione che rende impossibile il funzionamento del pronto soccorso, mettendo a rischio la vita di decine di utenti che vi si recano con patologie che in alcuni casi richiedono un tempestivo intervento. Intanto domani alle 11 si terrà al Paolo Borsellino un'assemblea sindacale delle lavoratrici e dei lavoratori. Con una interrogazione riguardante ritardi inerenti il rendiconto di gestione 2014, il consigliere comunale del Movimento 5 Stelle, Nicola Lagrutta, chiede al sindaco e al presidente del consiglio i motivi per i quali ancora non è pervenuto in consiglio il documento contabile, considerato che la legge regionale prevede che il rendiconto doveva essere deliberato dal consiglio comunale entro il 30 aprile e che in caso di mancata approvazione entro i termini previsti, il Comune possa essere considerato inadempiente con conseguente attivazione della procedura sostitutiva. E il Consiglio Comunale di Campobello approva l'istituzione del baratto amministrativo, è un atto di indirizzo per il decoro delle aree pubbliche delle frazioni. Sentiamo il servizio di Riccardo De Simone. 7 sono stati i punti all'ordine del giorno trattati al Consiglio Comunale di Campobello de Mazzara che si è riunito ieri mattina presso l'aula consiliare.
Dopo i primi due punti relativi alla nomina degli scrutatori e all'approvazione dei verbali della seduta precedente, è stato approvato all'unanimità il regolamento per la disciplina delle riprese e delle registrazioni audiovisive delle sedute del Consiglio. È seguita la trattazione della proposta di modifica dell'articolo 19 del regolamento per la disciplina degli interventi di assistenza economica. La proposta, che in ordine alla regolarità contabile aveva avuto il parere contrario del dirigente dei servizi finanziari del Collegio dei Revisori, prevede l'erogazione di un contributo straordinario per spese di viaggio e cure mediche in favore di cittadini affetti da patologie oncologiche o da malattie pediatriche rare. Il consigliere Passananta ha sottolineato che i pareri contrari risultano privi di fondamento giuridico, poiché nella proposta di modifica si prevede che la disponibilità finanziaria per l'erogazione dei contributi sia inserita in un apposito capitolo di spesa del bilancio di previsione e quindi tali contributi non costituiscono un impegno di spesa che modifica gli equilibri di bilancio. Al fine di acquisire ulteriori elementi di valutazione, su richiesta dei consiglieri Zito, Palermo e Tumminello, è stato votato il ritiro della proposta, che sarà trattata in una successiva seduta. Ampia ed articolata è stata la discussione sulla mozione di indirizzo per l'istituzione del baratto amministrativo, una misura che consente di compensare i debiti verso il Comune con lavori socialmente utili. La mozione è stata approvata con 16 voti favorevoli e 4 contrari. Approvata con 18 voti favorevoli su 20 anche la mozione di indirizzo riguardante il decoro delle aree pubbliche di Trefontane e Torretta Granitola. Alla chiusura dei lavori il sindaco Giuseppe Castiglione ha risposto ad alcune interrogazioni sulle criticità delle frazioni di Trefontane e Torretta Granitola, riferendo che l'amministrazione si sta adoperando per garantire una regolare fruibilità delle frazioni nella stagione estiva e per cercare soluzioni definitive alle problematiche che interessano l'intero territorio comunale. Mensa sociale del comune di Mazara al Boccone del Povero, un luogo per consumare un pasto caldo e ricevere sostegno. Sentiamo a questo proposito l'assessore alle politiche sociali Anna Monteleone. Sì, e questo è stato il primo obiettivo non appena io mi sono insediata, dare la possibilità di soddisfare un bisogno primario, quale è quello dell'alimentazione, a tanti e tanti nostri concittadini che purtroppo, sia per la crisi economica, sia per malattie, sia anche per disgregazioni familiari, versano in situazioni veramente drammatiche, certe volte veramente drammatiche, e allora non potevamo essere sordi a tale esigenza. E allora abbiamo cercato di risolvere il problema con la collaborazione. Difatti è da più di un anno ormai che noi collaboriamo proficuamente con l'associazione Onlus Madonna del Paradiso, la quale fornisce dei bravissimi volontari, anzi approfitto per ringraziare uno per uno tutte queste signore che sacrificano il loro tempo, sacrificano il loro riposo certe volte per dare questo servizio, ma lo fanno veramente con un tanto amore, con tanto entusiasmo che certe volte mi commuove, e ne approfitto, ma il Signore ci penserà lui a ringraziarle a dovere. Poi voglio ringraziare ancora tutti quegli esercizi di Mazara, che quali macellerie che offrono la carne, oppure negozi di ortofrutta, panifici, ecco, che e privati cittadini che generosamente offrono delle derrate alimentari preziosissime per la mensa. E non voglio dimenticare la Parmalat, perché è stata l'unica ditta italiana che ha risposto al progetto che avevamo messo su, il progetto Brutti ma Buoni, per cercare di coinvolgere queste grosse ditte, di fornirci quei prodotti che voi per l'etichetta stracciata o per qualche altro motivo hanno prodotti non più belli da vendere, quindi, però sono buoni, e avevamo pregato di fornirceli per la mensa. Anche per loro sarebbe stato uno sgravio fiscale e anche in base alla legge del buon samaritano avrebbero avuto la possibilità di scaricarsi del rischio di percorso.
Però nessuno ha risposto, tranne la Parmalat, e sento il dovere di ringraziarla perché è stata sensibile a questo dovere umanitario. E, cosa dire, la mensa non si interrompe, non si interromperà neanche il mese di agosto, quando tutti sono al mare e anche i volontari hanno bisogno di riposarsi. E allora noi abbiamo combinato, abbiamo cercato la bocca alla, ecco perché è indispensabile la collaborazione se noi vogliamo che le cose vadano in porto. Ecco, ci sarà la ditta Bruno Pasti, che generosamente cercherà di aumentare magari la quantità di pasta da mettere in ogni piatto, perché non sarà più destinata al bambino, ma sarà destinata a una persona adulta. E quindi la Bruno Pasti fornirà 60 pasti al giorno per tutto il mese di agosto. E io intendo ringraziarla di vero cuore. E continuano le telefonate in redazione per la mancanza di erogazione idrica in alcune zone della città, in particolare nella zona dietro l'ospedale a Belaiello. Tra l'altro una signora lamentava che da giorni chiede l'autobotte comunale, ma questa non arriva. Sull'argomento è pervenuta una nota degli attivisti del Meetup del Movimento 5 Stelle di Mazara, che segnala gli stessi problemi nelle vie Salemi, Potenza, Castelvetrano e zone limitrofe, ma anche da altre zone della città continuano a pervenire richieste di intervento. Considerato che il servizio sostitutivo tramite l'utilizzo di autobotti attivato dal Comune non risulterebbe né efficiente né bastevole, il Movimento 5 Stelle chiede un intervento risolutivo dei disagi causati alla cittadinanza. Inoltre, il Movimento 5 Stelle rileva che vi sono in città rubinetti pubblici danneggiati o malfunzionanti che disperdono acqua 24 ore su 24, come quello del lungomare Pammilo nei pressi del Civico 69. In questo caso il consigliere comunale del Movimento 5 Stelle Nicola Lagrutta, con una interrogazione al sindaco, chiede la manutenzione del rubinetto malfunzionante sul lungomare Pammilo e la verifica della funzionalità di tutte le fontane dei rubinetti pubblici e l'eventuale manutenzione. Dal comune fanno sapere che nella zona di via Castelvetrano l'acqua viene erogata a giorni alterni. Nella zona dietro l'ospedale vi sono lavori in corso che dureranno ancora per circa 15 giorni e che il servizio di autobotti funziona. Il Satiro Danzante cambia sede a causa di lavori che interesseranno la chiesa di Sant'Egidio. Sua attuale collocazione, la statua verrà posizionata per diversi mesi nei locali dell'ex collegio dei Gesuiti. Sentiamo. Il Satiro Danzante sarà trasferito per alcuni mesi nell'ex collegio dei Gesuiti in piazza Plebiscito. Infatti, a seguito dell'affidamento dei lavori per la realizzazione del progetto, che prevede opere di riallestimento museografico e di climatizzazione della chiesa Sant'Egidio, dove si trova esposto la statua, progetto che si prevede sarà realizzato in 6 mesi dall'inizio dei lavori, si rende necessario lo spostamento temporaneo della pregevole statua greca di Prassidele a cura della soprintendenza di Trapani presso i locali delle sale delle anfore ospitate all'interno dell'ex collegio dei Gesuiti, complesso monumentale di fronte proprio alla chiesa di Sant'Egidio. I lavori di trasferimento saranno realizzati i giorni 18 e 19 giugno con l'ausilio di una ditta altamente specializzata e alla presenza di tecnici restauratori della regione siciliana. Pertanto in quei giorni il Museo del Satiro, cioè domani e dopodomani, sarà chiuso alla fruizione. La riapertura pubblica è prevista per sabato 20 giugno con i medesimi orari, vale a dire tutti i giorni, compresi i festivi, dalle 9 alle 19, presso l'ex collegio dei Gesuiti, dove sarà esposto per tutta la durata dei lavori, che daranno alla chiesa di Sant'Egidio una nuova veste espositiva e soprattutto un ambiente climatico ottimale alla conservazione dei reperti archeologici in essa custoditi.
Al reparto di oncologia dell'ospedale Sant'Antonio Abate di Trapani parte l'utilizzo in via sperimentale di un nuovo farmaco antitumorale non ancora commercializzato in Italia per la cura del tumore al polmone. Si tratta del nivolumab da somministrare nei pazienti affetti da carcinoma polmonare squamocellulare non resecabile e o metastatico e da adenocarcinoma polmonare in seconda linea terapeutica per chi cioè non ha risposto al primo trattamento chemioterapico. Il tumore del polmone è la principale causa di morte per cancro e secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità è responsabile di oltre 1,5 milioni di decessi ogni anno, provocando più morti della somma dei tumori del colon retto, seno e prostata. Nell'area marina protetta Isole Egadi il monitoraggio delle coste avviene attraverso l'utilizzo di droni. Sentiamo. Nei giorni scorsi un'equipe del Dipartimento di Scienze della Terra e del Mare dell'Università di Palermo, in collaborazione con l'area marina protetta Isole Egadi, ha effettuato una speciale mappatura di parte dei reef avvermenti presenti sull'isola di Favignana mediante l'ausilio di droni. L'iniziativa rientra nell'ambito del progetto di ricerca PRIN Biocostruzioni Costiere, Struttura, Funzione e Gestione, che prevede una cartografia dettagliata dei trottoir avvermeti. Il marciapiede a Vermeti è un'importante biostruttura marina del Mar Mediterraneo simile alle barriere coralline presente su buona parte dell'arcipelago delle Egadi. Forma delle scogliere a pelo d'acqua che bordano tutta la costa, originati da cementificazioni dei gusci del mollusco Dendropoma petreum in associazione con alghe calcaree. Questi reef sono fondamentali per la protezione delle coste dall'erosione. Per la sua importanza sia ecologica che paesaggistica, riconosciuta da tutto il panorama scientifico, il marciapiede a Vermeti è considerato un habitat da tutelare e proteggere. Con l'ausilio di un drone a 6 eliche sono state effettuate delle riprese dall'alto di queste biostrutture in modo da poter creare delle mappe ad alta definizione dei reef presenti sull'isola. L'Università di Palermo e l'area marina protetta hanno stipulato una convenzione nel 2014 per il completamento del quadro conoscitivo su tutta l'area marina protetta, a valere sui fondi del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare per la contabilità ambientale nelle aree marine protette. Continua il rapporto di collaborazione tra la Lega Navale Italiana sezione di Torretta Granitola e l'associazione L'Oasi di Torretta Onlus con protocollo d'intesa mirato a diffondere a favore dei soggetti svantaggiati l'amore per il mare e la tutela dell'ambiente marino. Questa mattina i residenti diurni dell'associazione accompagnati dai responsabili della Lega Navale Italiana hanno visitato la struttura della Capitaneria di Porto di Mazara, sono saliti su una motovedetta, ma soprattutto hanno appreso nozioni fondamentali sulla sicurezza in mare, sulla salvaguardia della costa e sul ruolo della Capitaneria di Porto. Per il ciclo appuntamenti si terrà domani alle ore 10.30 a Palazzo Butera 28 a Palermo, casa di Giuseppe Tomasi di Lampedusa, la conferenza stampa di presentazione della 12ª edizione del Premio Letterario Internazionale intitolato a Giuseppe Tomasi di Lampedusa. La cerimonia di consegna del premio Tomasi avverrà sabato 8 agosto alle ore 21 a Santa Margherita di Belice. La giuria della Tomasi di Lampedusa, presieduta da Gioacchino Lanza Tomasi, è composta da Salvatore Silvano Nigro, Giorgio Ficara, Mercedes Monmani ed Arnaldo Colasanti. E sempre domani alle 12 nella sala dei giochi francesi del Servizio Turistico Regionale di Palermo a Villa Igea è in programma la conferenza stampa di presentazione della 34ª edizione delle Orestiadi di Gibellina. Alla conferenza stampa parteciperanno l'assessore regionale al turismo Cleo Licalzi, il presidente della Fondazione Orestiadi Rosario Fontana ed il direttore artistico del Festival Orestiadi Claudio Collovano. A questa edizione delle Orestiadi saranno presenti numerosi artisti di primo piano della scena italiana per una manifestazione che si conferma come uno dei festival più interessanti del panorama nazionale. Ad Ozium alle ore 19 e domani 18 giugno è l'appuntamento aperto per tutti gli interessati al laboratorio di fotografia che comincerà lunedì 22 giugno.
Sarà Carlo Guarrasi, l'ideatore e docente del laboratorio, ad illustrare il programma e raccontare come verrà organizzata la mostra finale. Il laboratorio, che si svolgerà presso la sede dell'associazione il lunedì ed il giovedì dalle ore 19 alle ore 21 per un totale di 20 ore di lezioni d'aula, che verranno integrate con 15 ore di esercitazioni in esterno per un totale di 35 ore di didattica pratica della fotografia, si concluderà il 30 luglio con l'allestimento della mostra fotografica finale delle foto realizzate dai partecipanti al laboratorio. È tutto pronto a Marsala per l'evento Air Fashion School by Antemar, organizzato dall'omonimo centro scolastico e che sarà presentato da Francesca Testasecca, Miss Italia 2010, domenica 21 giugno. Una serata all'insegna dello spettacolo e delle nuove tendenze per l'estate 2015 che si svolgerà a partire dalle ore 21 in Piazza della Repubblica, dove l'ente organizzatore farà installare il palco e l'apposita scenografia. Numerosi gli ospiti dell'iniziativa. Nelle prossime giornate del 22, 23 e 24 giugno nel Palazzo di Giustizia di Trapani sarà realizzato un momento pubblico di riflessione e confronto in modo da diffondere una corretta informazione sull'attività giudiziaria, sensibilizzare sulle condizioni di lavoro dei magistrati e chiedere con forza e determinazione, ancora una volta, pronti e congrui interventi da parte di governo e Parlamento al fine di colmare le lacune e le mancanze organizzative in cui versa il settore giustizia. Alle ore 11 di martedì 23 giugno 2015 i magistrati sospenderanno per un'ora la loro attività ed inviteranno i presenti a partecipare ad un'assemblea aperta a tutti i magistrati togati ed onorari, al personale amministrativo ed all'avvocatura. Grande successo di pubblico per la fiera Arco in Trapani, migliaia le presenze registrate finora, gli espositori sono entusiasti di queste prime giornate e contano sulle prossime serate che si preannunciano ricche di eventi. Fra l'altro è possibile anche cenare in fiera grazie alle aziende del villaggio dello street food che hanno allestito tantissimi tavoli e sedie per la manifestazione. Ricordiamo che l'evento terminerà domenica 21 giugno. Si è creata grande attesa a Castelvetrano tra i tanti appassionati della disciplina sportiva del biliardo per la partecipazione di 4 atleti dell'associazione sportiva New Games and Billiards a Saint Vincent, dove dal 18 al 28 giugno prossimi si svolgerà la fase finale del campionato italiano di 5 birilli. Gli atleti castelvetranesi che saranno protagonisti dell'importante appuntamento sportivo sono Fabio Riserbato, che ha avuto accesso al campionato nazionale imponendosi in quello provinciale di terza categoria, il campione regionale di seconda categoria Toni Chiofalo, il vice campione regionale juniores Nino Errante Parrino e Rino Curatolo, che ha vinto la pool finale. Prima di partire alla volta della nota località valdostana, Riserbato, Chiofalo ed Errante Parrino sono stati ricevuti anche dal sindaco di Castelvetrano, Felice Errante. E parliamo di Ippica, conclusa a Marsala la quinta edizione del Memorial PG Marini. Fra i vincitori anche una giovane promessa mazzarese. Vediamo. Si è conclusa a Marsala la quinta edizione del Memorial PG Marini, concorso ippico nazionale, quinta tappa del Trofeo Sicilia, svoltosi nel fine settimana a Villagenna presso il campo di salto ad ostacoli PG Marini. Alla competizione sportiva, organizzata dalla SD Equitazione Club Marsala, presieduta da Tommaso Favata, hanno partecipato 150 cavalli provenienti da tutta la regione. Sul podio della categoria maggiore, la C135, è salito il palermitano Daniele Verga, in sella a Quebon, che ha registrato il miglior tempo al barrage. Sono stati il barone Benedetto Marini e la moglie Antonella Sala, genitori di Pigi, il giovane deceduto 15 anni fa a seguito di un incidente stradale, a consegnare la coppa al vincitore. A fine gara sono stati premiati i due cavalieri più bravi del concorso. La migliore junior è stata Rossella Lumia, mazzarese di 17 anni che ha gareggiato nella categoria 125. Il miglior senior è stato invece Dario Favata, 40 anni, marsalese, che ha concorso nelle categorie 130 e 135. Ringrazio tutti i partecipanti per aver gareggiato con correttezza e spirito sportivo, ha detto il presidente della SD Equitazione Club Marsala Tommaso Favata. Un doveroso ringraziamento va agli sponsor dell'evento, ai giudici ed a quanti si sono spesi a livello organizzativo per garantire il corretto svolgimento della gara. Auspico, ha concluso, che questa disciplina sportiva possa coinvolgere un numero crescente di persone ed appassionare ancora di più gli spettatori. I risultati di tutte le categorie in concorso si possono consultare sul sito internet della FISE.
Organizzato dalla Scuola dello Sport del CONI Sicilia e dal Comitato Scacchistico Siciliano, prenderà il via venerdì 19 alle ore 15 a Nicolosi, in provincia di Catania, il primo corso di aggiornamento SNAC, Sistema Nazionale delle Qualifiche. Lo Scacco Club Mazara, presieduto da Agata Di Stefano, possiede una delle più vecchie scuole nazionali riconosciute dalla Federscacchi, che diretta dall'istruttore giovanile Nino Profera, è una continua fonte di nuovi talenti. Attento anche alle iniziative promozionali che coinvolgono i bambini, il club mazarese ha aderito al progetto e sono già 5 gli istruttori mazaresi: Nino Profera, Agata Di Stefano, Esther Bucaria, Maria Pia Pizzo e Carla Rodolico, che partiranno alla volta di Nicolosi per assistere ai seminari a cui sono stati chiamati i formatori della Scuola dello Sport di Sicilia. Le adesioni si accettano entro il 19 giugno e per informazioni contattare lo Scacco Club Mazara al 339 20 26 556. E con questa notizia noi siamo arrivati al termine di questa edizione del TG8 Informazione, che ritornerà puntuale domani, come di consueto, alle ore 14. Buona serata.